Bentornati sul canale Non Aperto Questo Blog, io sono il Gonz e oggi siamo qua a parlare di Stranger Things, il sottosopra. Che è un fumetto della Salani Editori, scritto da Jody Hauser, disegnato da Stefano Martino, inchiostrato da Kate Champagne, e c'ha questa fantastica illustrazione di copertina di Jen Bartel o Bartel. Adesso magari tolgo la fascetta così ve la faccio vedere meglio. Allora, tanto per cominciare ringrazio Salani Editori che mi ha inviato il fumetto. L'ho letto e ora ve ne parlo un po'. Prima di tutto vi voglio dire che, oltre a essere molto splendida la copertina, i colori della copertina che richiamano chiaramente il logo di Stranger Things, mi piace tantissimo come sono colorate in rosso il lato, il bordo delle pagine. Mi piacciono tantissimo tutte le pagine rosse così. È veramente un prodotto molto molto bello esteticamente. Veniamo alla storia. Ero un po' scettico riguardo a questo fumetto perché mi chiedevo: ma di cosa parlerà? Perché comunque della serie si sa poco, si sa solo quello che è uscito, e quindi non può essere un qualcosa che non sia già stato raccontato. E in effetti è qualcosa che è già stato raccontato, ma dal punto di vista di Will, il bambino un po' sfigato, vittima nella prima serie di questo rapimento, che poi vabbè, sappiamo tutti come è andata a finire. In realtà il fumetto mi ha stupito perché racconta proprio le fasi del suo rapimento, però tutto quanto ambientato è dal punto di vista di Will, quindi dal sottosopra. In qualche modo ha dei contatti chiaramente con la sceneggiatura della serie TV e quindi è molto carina questa cosa. Devo dire che mi ha intrattenuto abbastanza, non aggiunge tantissimo alla storia originale, ma se uno è un fanatico di Stranger Things è assolutamente da avere, perché è un punto di vista differente di un pezzo della prima stagione. I disegni sono abbastanza gradevoli, Stefano Di Martino è un fumettista con tantissima esperienza, bonelliano, quindi molto capace. Il fumetto non è forse sempre perfetto, ha qualche difetto di anatomia o cose del genere, come possiamo vedere magari da questa mano non troppo, oppure questa faccia magari non è proprio precisa, questa faccia qua come vedete gli occhi sono molto distanti, risulta un po' strana. Le chine hanno sicuramente depotenziato la bellezza dei disegni, perché sono andato a cercare i disegni online originali, le matite, e sono decisamente più belle rispetto alla resa finale. L'inchiostratura ha reso un po' più floscia e più commerciale forse la fruizione di questo fumetto. In ogni caso è abbastanza gradevole, e soprattutto nelle scene dove vengono disegnati i mostri sono disegnati molto bene, sono veramente ben curati. Poi vi voglio far vedere il Demogorgone. Come potete vedere, il Demogorgone è disegnato molto bene, con grande stile. Nel complesso è un ottimo fumetto, è disegnato abbastanza bene, la colorazione è piacevole, sono molto 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 belle le illustrazioni che troviamo nei capitoli, insomma all'inizio, alla fine. Anche questa Undi non è male, disegnata molto bene, però come vi ho detto, ora vi faccio vedere un esempio di com'è Undi inchiostrata e di com'è Undi solo a matita, e a matita è molto meglio. È scritto bene, scorre, come ho detto all'inizio è un prodotto che sicuramente verrà molto molto apprezzato per il contenuto, ma anche per la resa, da chi è veramente appassionato della serie di Stranger Things. Devo dire che questo fumetto comunque mi ha colpito perché di tutta la serie, di tutti i personaggi della serie di Stranger Things, Will è il personaggio che mi piace di più, sia dal punto di vista dell'interpretazione dell'attore, e sia perché è un personaggio drammatico che ha il ruolo proprio di portare scene drammatiche all'interno della serie, ed è quello che si avvicina di più allo spirito orrorifico della serie, un po' lovecraftiano. Insomma, è inquietante il suo personaggio, è triste, è inquietante, e devo dire che mi piace. Quindi mi ha incuriosito tantissimo leggere la sua visione. Il fumetto di per sé è un ottimo prodotto,
è veramente, a livello di estetica è veramente stupendo. Se volete acquistarlo vi lascio il link in descrizione. Torneremo a parlare di Stranger Things quando avrò terminato di vedere la terza stagione, farò una video recensione qui sul canale e continuerò a parlare di questa serie tanto amata, ma che ogni tanto a me fa storcere il naso. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche. Soprattutto abilitate il vostro smartphone a ricevere le notifiche da YouTube, altrimenti le notifiche non vi arrivano. Seguiteci su Instagram, lasciate un commento e ci vediamo al prossimo video.